Da ieri pomeriggio tamponi antigenici rapidi anche alla farmacia comunale di via Casoli a Chieti Scalo, un servizio che l'amministrazione e Chieti Solidale della presidente Sonia Spinozzi estendono grazie alla disponibilità del personale delle municipalizzate. Tamponi del resto già operativi alla municipalizzata delle Tricalle dallo scorso 14 ottobre. Da ieri dunque iniziativa replicata anche a Chieti Scalo. Il farmacista Francesco Carulli e la responsabile Anna Maria Meneghetti. Com'è la situazione? Come vi siete organizzati? Allora, abbiamo iniziato ieri pomeriggio, prima serie di tamponi, c'è stata una buona affluenza, alla fine abbiamo riscontrato buone adesioni e stiamo continuando anche questa mattina con un buon successo. Naturalmente stiamo facendo su prenotazione. Non si registrano al momento criticità, mi pare, no? No, perché il fatto di aver fatto appunto questa prenotazione, facciamo in serie, poi magari ecco adesso cominceranno, per esempio già abbiamo parecchie prenotazioni per il 7 gennaio, anche perché insomma il personale non è numeroso, poi ecco, quindi cercheremo di dare una mano appunto sia agli utenti che al sistema sanitario per venire incontro anche noi. Il costo del tampone qui? 12,50 abbiamo, sì. Nella norma. Sì, siamo allineati anche con la nostra farmacia del Tricalle, la Comunale 3, ci siamo allineati anche noi a questo prezzo. Bambini 8 euro. Sempre 8 euro, sì, 12,50 adulti, 8 euro i bambini, i risultati sempre nell'arco dei 15 minuti. Rimane fuori chi fa il tampone e poi invece l'altra fila è chi deve acquistare normalmente farmaci e spedire le ricette. Il concetto è che chi viene a fare il tampone qui, diciamo, non entra mai nella struttura, evitiamo sempre che ci sia il contatto con il pubblico che quindi viene per acquistare farmaci. Quanti tamponi pensate di fare al giorno? Allora, noi più o meno per ogni ora, diciamo sulla decina di tamponi. Svolgete orario continuato? Orario continuato no, perché noi alle 13 chiudiamo e riapriamo poi alle 4, quindi dalle 8:30 di mattina fino alle 12:30 e poi riprendiamo dalle 4 fino più o meno alle 7 di sera, perché poi la chiusura è alle 7:30, però non prendiamo appuntamenti fino all'ultimo minuto. Certo. Proprio per non creare confusione. Volendo fare una stima, un'ottantina di tamponi al giorno, più o meno? Sì, diciamo di sì, ottantina, sì, più o meno sì, quelli sono i numeri.